Luciano Lizzi, sindacalista della Faisa Cisl. Il Covid ha portato un sacco di problemi in tanti settori, anche nel trasporto pubblico. Sì, allora, intanto per far comprendere ai cittadini come funziona questo sistema di finanziamento delle aziende pubbliche di trasporto locale della regione, è bene ricordare che tutte le società di trasporto pubblico locale sono finanziate dalla regione e in parte dal governo. Quindi ogni 4 mesi vengono erogati per ogni chilometro percorso circa 1,80 euro di media di contributo per ogni chilometro percorso. Ora, che succede? Che nel mese di marzo, al momento in cui è scoppiata la pandemia, cioè eravamo proprio nel momento più difficile, la regione comunque aveva fatto già trapelare che avrebbero erogato comunque in ogni caso i contributi regolarmente. Quindi anche se le macchine stavano ferme, diciamo, i contributi sarebbero stati regolarmente erogati. Le società pubbliche, quindi ivi compresa la società Cerella di Vasto, hanno pensato bene di sostenere i propri dipendenti. Come? Erogando, anticipando la cassa integrazione e sostenendo i dipendenti, almeno i bilanci delle famiglie dei propri dipendenti. Ciò chiaramente è andato a vantaggio di tutti perché le famiglie hanno potuto continuare a spendere, hanno potuto continuare a pagare bollette e quant'altro. Mentre invece per le società private, tutte, quindi indistintamente, perché tutte si sono comportate allo stesso modo, non so se poi è una cosa che viene dall'associazione datoriale, però fatto sta che non hanno anticipato la cassa integrazione ai dipendenti, hanno incamerato la liquidità, quindi quella che è pervenuta dalla regione, blindando i propri bilanci, però chiaramente lasciando al lavoratore l'onere di arrangiarsi fin tanto che la cassa integrazione non fosse stata erogata dal governo. Ora, questa situazione purtroppo si è trascinata ancora oggi, fino ad oggi è ancora così. I lavoratori non hanno percepito la cassa integrazione. È chiaro che questo è andato a svantaggio di tutti, anche dell'economia locale, perché chiaramente i lavoratori non hanno speso. Andrà a svantaggio loro ulteriormente perché se ci dovesse essere una nuova ondata di Covid in autunno, loro non hanno null'altro da fare che cercare di risparmiare proprio perché le aziende di TPL, almeno le private, non hanno nessuna intenzione di sostenere i dipendenti. Quindi loro non hanno null'altro da fare che tenere i soldi nelle banche per cercare di mantenersi in un'eventuale ondata di ritorno. Questa è la situazione della regione Abruzzo nel suo complesso. Ecco, voi cosa chiedete? Noi chiediamo che, veramente abbiamo chiesto, chiediamo che le aziende vengano incontro alle necessità dei dipendenti, come sicuramente non è con un acconto, ma abbiamo dei ragionamenti che riguardano premi di risultato in sospeso, abbiamo ragionamenti di organizzazione del lavoro da rivedere, però, ripeto, le aziende sono restie a fare qualsiasi movimento in questa fase, invece noi riteniamo che questo è proprio il momento invece per cercare di migliorare sia la propria organizzazione che il sostegno ai lavoratori. Luciano Cicchitti, Sì. dipendente di Funso. Sì, percepiamo regolarmente comunque lo stipendio, ma solo per le giornate effettivamente lavorate. Tutto quello che è il periodo in cui siamo stati collocati in cassa integrazione non è ancora stato elargito ai lavoratori. E alle richieste di spiegazioni per questi ritardi, dall'azienda sono arrivate, cioè è arrivata la disponibilità a chiarire le proprie posizioni che non hanno fatto altro che magari giustificarsi solo per il fatto che hanno fatto una richiesta regolare secondo quello che è l'iter burocratico, ma all'atto pratico non hanno potuto fare altro che farsi disponibili a largire acconti, che è un'iniziativa che, seppur lodevole, non può certo sopperire a quelli che sono i bisogni familiari. Ecco. Parliamo di buste paghe, insomma, intorno alle 600 euro, quindi si fa grande Sì. fatica, ma ci sono anche buste paga addirittura in saldo negativo. Sì, purtroppo ci sono sedi lavorative molto dislocate in cui sono presenti dei turni che sono stati completamente soppressi. E in quelle situazioni lì i lavoratori non hanno avuto modo di essere collocati in altre destinazioni, quindi
chi in maniera volontaria, chi d'ufficio è stato collocato in maniera continuativa nel periodo di cassa integrazione e quindi si sono trovati a ricevere buste paghe con un netto da pagare, con un segno negativo, che sinceramente io non avevo mai visto.